Buongiorno e benvenuti al nostro appuntamento con le breaking news. La politica in primo piano. Il segretario nazionale del PD Enrico Letta sarà il candidato del centro-sinistra nel collegio della Valdichiana, che interessa anche una parte territoriale importante di quella aretina. Nella prima domenica di ottobre, la data però deve ancora essere ufficializzata, gli elettori di quella zona saranno chiamati a tornare alle urne per eleggere il sostituto di Piercarlo Paduan, passato ad altri ruoli. Ieri sera Letta ha partecipato in streaming alla direzione provinciale del PD. Soddisfatto il segretario Ruscelli, sarà il nostro rappresentante in Parlamento. Letta esordirà martedì prossimo a Cortona. Torna di colpo a preoccupare l'emergenza Covid. I riscontri delle ultime 24 ore parlano di 17 positività scoperte nella nostra provincia, soprattutto nella zona di Lucignano. Ci si chiede se questo sia l'effetto delle varianti. 77° anniversario dell'eccidio di San Polo ad Arezzo, cerimonia di commemorazione delle vittime a Villa Gigliosi e al Monumento ai Caduti. È stata una cerimonia molto partecipata, come sempre, alla quale ha preso parte un buon numero di persone e si è voluto ricordare uno dei momenti più tragici e più drammatici della Seconda Guerra Mondiale nel nostro territorio. Queste erano le nostre breaking news.